Allora, salve, ho il piacere, è veramente un grandissimo piacere, di incontrare stasera Sara Galimberti. Ciao Sara. Ciao a tutti, ciao. Siamo a Sanremo, Sara domani sera debutterà all'Ariston. Sul palco dell'Ariston. Quali sono le sensazioni di questo momento? Ma una grande felicità, gioia, tanta energia positiva che ho accumulato in questi giorni che cercherò di canalizzare e riportare sul palco e di trasmettere alle persone che saranno a casa e che saranno anche in platea. E un sogno che si realizza e spero anche un grande punto di partenza, quindi belle sensazioni. La tua canzone, parlaci un po' della tua canzone. Sì, allora è un brano appassionato che canto con passione, che è supportato dalle atmosfere della milonga argentina, che attraverso un testo intenso, non banale, un testo d'autore, riesce a trasportarci in una dimensione quasi eterna. Racconta l'amore senza spazio, senza tempo, e questa passione che riaffiora nonostante la routine, nonostante la sofferenza, in tutta la sua prorompenza. Quindi l'amore che vince. L'amore che vince, l'amore inteso come passione, quindi anche passione per la vita, per un hobby, per una disciplina, per la musica. Senti, tu hai due bravissimi collaboratori. Sì. Dici chi sono. Sì, ho avuto la fortuna veramente di incontrare in modo fortuito e fortunato, ripeto, Cristina Bozzi, che è l'autrice del testo, e Roberto Ruocco, che è il mio attuale produttore e anche musicista e arrangiatore del pezzo, che hanno colto perfettamente il mio modo di sentire la musica e di approcciarmi anche al testo. Hanno scritto questo meraviglioso gioiello e abbiamo cominciato a collaborare anche prima di Sanremo, anche perché stiamo ultimando la lavorazione del CD. E da lì è nata soprattutto un feeling umano, un fortissimo feeling umano e una grande proficua collaborazione sul piano artistico. Senti, sul palco con te ci sarà anche un musicista che suonerà il bandoneon, che è uno Sì. strumento strepitoso che io adoro e che ha un fascino Abbiamo un incredibile. grande professionista, Gianni Iorio, che è uno dei pochi in Italia a saper suonare questo bellissimo strumento che, contrariamente da quanto si pensa, in realtà ha origini dalla Germania. Viene dalla Germania, dal 1800 è stato importato. Ed ha una sonorità sicuramente particolare perché ha un tocco più romantico, sensuale rispetto alla fisarmonica, quindi darà questo tocco quasi malinconico al brano, oltre alla passione. Senti, tu hai una mascotte particolare. Sì, Io adesso ve la faccio vedere in un foto e grande. spero di rincontrarla di persona. Ringhio. Lui si chiama Ringhio ed è un cagnolino. Sì, è un simpatico riccioluto biondo di circa 8 anni, 7-8 anni, nostro direttore artistico, senza la sua approvazione assolutamente non si va avanti, che ci supporta e da cui prende il nome anche la nostra etichetta discografica, il cane di Roberto Ruocco, ma ormai il cane di tutti, il nostro grande amico e spero anche del pubblico. E mi dicono che c'è qualche probabilità che venga sul palco dell'Ariston Lui è con te. pronto, ha già consultato tutti i suoi personal trainer, dal truccatore al parrucchiere, sta decidendo un look e non vede l'ora di salire sul palco, chissà, speriamo Senti, bene. ma sul cachet vi siete messi d'accordo? Eh sì, ogni tanto, sì, lui è insomma richiestissimo ovunque, quindi dovrà insomma fare delle richieste particolari, vedremo se sarà accontentato, Bene, insomma. bene. Senti, torniamo a te. Tu vieni dal teatro, ma anche dallo sport, mi Sì, dicono. sono una ex schermitrice, anche se la scherma è sempre nel mio cuore, infatti non ho venduto e dato via nulla, ancora la divisa, la spada e il fioretto. Sono nata come fiorettista e ho continuato come spadista e ho partecipato anche ai campionati nazionali di Rimini nel 1998, piazzandomi terza e ho riscosso buoni risultati. Il mio maestro ancora mi tira le orecchie dicendo: tu dovevi continuare, mi ha detto maestra, ma mi piace cantare, ma che devo fare? Quindi la scherma la porto nel cuore e comunque mi è servita per la disciplina, per saper affrontare le difficoltà della vita e quindi anche dell'arte. Per la determinazione e la capacità di capire quando tirare la stoccata vincente finale, Quindi come attenzione perché giustamente. sarà una combattente Sì, nata. combattente ma estremamente romantica e Bene, pacifica, quindi. bene, bene. Senti, domani sera prima di salire sul palco farai qualche gesto scaramantico particolare? No, sicuramente ho dei portafortuna con me. Tipo, ce Tipo, vabbè, i classici. Mi hanno regalato una coccinella d'argento, una pietra, un'ematite contro lo stress, una mia carissima amica, e poi peperoncini, cornini vari, poi spero ci sarà anche ringhio. E comunque io, una cosa che mi ha accompagnato nella partenza è stato io tengo dentro me il ricordo di ogni saluto, ogni mio amico, ogni mio parente mi ha
mi ha salutato in un modo particolare, insomma, un gesto, uno sguardo. Io ho catturato tutta questa bella energia positiva, la porto con me e nei momenti di tensione, di difficoltà, ricordo con piacere questa è mia portafortuna grandissima, quella della gente che mi vuole bene, mi ha sempre supportato. Senti, prima di congedarmi da te, io ti faccio un grossissimo in bocca al lupo, Crepi il lupo, povero perché te lupo. lo meriti, Ah, assolutamente, grazie. e perché oltre che brava è anche molto simpatica, Ah, grazie. e ti chiedo un piccolo favore, un Sì. salutino proprio con la manina, Sì. così ciao ai lettori di Blogosfere. Ciao ai lettori di Blogosfere. Da Sanremo, con Sara Galimberti, per stasera è tutto. Ciao! Ciao.